aveva un machete in auto. Si tratta di un vicentino di 30 anni, residente in provincia e già gravato da precedenti, che a Vicenza, in via della Stanga, ieri sera è stato fermato dai carabinieri per un controllo mentre era alla guida dell'auto e trovato con il machete. È stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e nella stessa circostanza, sia lui sia il passeggero dell'auto sono stati segnalati perché trovati in possesso di eroina già scaldata e pronta per essere utilizzata.